Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Siamo al terzo episodio della Road to Dubai e oggi ragazzi incomincerò a farvi vedere come ci stiamo muovendo per prenotare il nostro viaggio, organizzare la nostra vacanza. Ovvio, non abbiamo ancora risposte definitive perché siamo ad ottobre, vorremmo avere una prenotazione per novembre, però incominciamo già a muoverci, a dare delle occhiate su viaggi, hotel, costi, palestre e tutto in generale. Per quanto riguarda invece il mio percorso in palestra, ho appena finito la mia fase di massa momentaneamente, perché ho iniziato un mini cut di 5 settimane, ne ho parlato con Noah perché abbiamo visto la mia condizione e ultimamente sono aumentato a livello di volumi molto, ma è aumentato anche la percentuale grassa. Mi sono un po' appannato, quindi per non rischiare di andare a mettere su più grasso che muscolo, diamo questa piccola interruzione di 5 settimane, dove andiamo appunto a tagliare un po' il peso. E state tranquilli, non si perde massa muscolare in 5 settimane di mini cut, dopo che ti sei fatto il culo per un anno a mangiare come una bestia, allenarti come una bestia. Ovviamente dovete tenere la giusta quota di proteine, carboidrati, grassi, secondo qual è il vostro obiettivo e il vostro tipo di fisico, come risponde, però state tranquilli, se fate le cose fatte bene non c'è da aver paura. Quindi io direi di iniziare subito a farvi vedere come ci stiamo muovendo e dopo andiamo in palestra a fare un bel workout di bicipiti, che è l'ultimo gruppo muscolare che mi manca questa settimana per finire i miei allenamenti. Se avete visto la maglia Let's Go Man by Croci, andate sul sito Bronx Style e troverete questa e anche delle felpe veramente belle e tutt'altro sull'abbigliamento sportivo. Quindi ragazzi, cosa state aspettando? Codice sconto CROCI10, già lo sapete. Come prima cosa, ovviamente, bisogna capire come arrivarci. Quindi andiamo a guardare il viaggio, che secondo me è anche quello che ci costerà un pelino di più rispetto all'hotel o a stare là. Non abbiamo una data precisa, a gennaio stavamo cercando una delle prime settimane. Per ora mettiamo una data molto ipotetica. Ok ragazzi, abbiamo trovato Emirates. Per esempio, ci dà il diretto all'andata, durata di 6 ore e 5 minuti, e il ritorno 7 ore e 5 minuti. Ci dà un totale di 1.785 euro in due andate e ritorno, quindi sono quasi 900 euro a testa. Mentre sotto con Turkish Airlines abbiamo trovato una cosa molto più conveniente, con uno scalo che ci dà durata del viaggio di 10 ore, più o meno 9 ore, sia andata che ritorno, però è 460 euro a testa, andata e ritorno. Molto più conveniente. Quindi, secondo me, non andremo a fare un volo diretto perché il costo è veramente tanto alto. Più che altro, per uno scalo faccio 3 ore in più, mi fermo, mangio qualcosa, vado in bagno, faccio un giretto, lo preferisco molto di più per come sono fatto io, perché 9 ore in un posto mi viene subito lo sclero. Quindi, abbiamo già trovato qualcosina per l'andata e per il ritorno, o facciamo solo l'andata? No, stiamo lì a vivere, stiamo lì per sempre. Comunque ragazzi, se riusciamo ad andare a Dubai è soltanto perché abbiamo iniziato a fare cripto. Per quanto riguarda invece il discorso hotel o appartamento, come volete, ci siamo soffermati un attimo perché stiamo appunto decidendo se ci conviene di più prendere un hotel dove magari abbiamo incluso delle colazioni, delle cene, qualsiasi cosa, oppure un appartamento dove possiamo gestirci più noi, magari avere qualche spesa in più sul cibo, però essere molto più autonomi. Poi invece per quanto riguarda la palestra, ho chiesto anche a Noah e la Binus Gym, ovviamente già si sapeva, però ho chiesto conferma. Andremo quasi sicuramente lì, penso che faremo l'abbonamento settimanale, quello si girerà intorno a 300 euro, per dirvi una cifra, poi varia perché fanno delle promozioni o cose. Però non è un problema, per la palestra più bella del mondo lo si fa. Poi ci sono tanti altri extra, come possono essere i taxi, la metro, i treni, che tra l'altro la metro e i treni non sono come qua a Milano, ma sono super innovativi, tecnologici. Bene o male, però abbiamo già un budget su cui contare. Quindi adesso non perdiamoci in chiacchiere e andiamo in palestra, che a Dubai dobbiamo andare con un certo tipo di fisico. Vi rubo soltanto un secondo ragazzi per spiegarvi la mia integrazione. Chi mi segue su Instagram già lo sa, mancano due cose che sarebbero la vitamina C e la vitamina B12. Poi c'è tutto per quanto riguarda pre-workout e intra-workout, dipende, li utilizzo proprio quando ne necessito. Creatina tutti i giorni 5 grammi, proteine in polvere, yogurt salad, omega 3, 6, 9, vitamina D. Questi qua mi sono arrivati in omaggio, però non mi fanno impazzire perché a me non piace il burro di arachidi. Questi yummy drops fanno veramente paura ragazzi, ve lo continuo a ripetere. Io ho scelto caramello e cioccolato perché sono due gusti di cui vado matto, e anche sull'albume danno quel sapore veramente che... Barrette proteiche ce ne sono veramente di ogni gusto. Io ho scelto cioccolato, gelato alla vaniglia e pancake proteici la mattina.
Ok ragazzi, eccoci arrivati in palestra. Oggi, come vi ho detto prima, andiamo a fare bicipiti. Sarà un workout molto breve, però piuttosto che stare a casa sarà venuto lo stesso. Durerà mezz'ora, 40 minuti, perché non sono riuscito a farli ieri e l'altro ieri, quindi devo recuperarlo. Fotto un cazzo se 40 minuti, bisogna allenarsi, lo si fa e basta. Iniziamo a caricare il bilanciere. Preferisco tenere sempre lo stesso peso, non vado ad aumentare, perché comunque è un esercizio dove non serve caricare esageratamente. Sta a voi dargli la giusta intensità per far sì che lavori come deve lavorare. Panca squat è terminata. Secondo esercizio, curl in piedi con i manubri alternato. Terminato questo 3x8 nel curl, adesso abbiamo un curl con corda al cavo e andiamo a fare un 3x10, scalando il peso non di tanto, vado a togliere giusto 5 kg. Comunque, se avete visto citare un po' il movimento nell'esecuzione, è perché piuttosto che fermarmi al giusto numero, se sento di avere ancora qualcosa, continuo ad andare avanti e citando anche un po', però vabbè, ci sta. In questo caso ho fatto coinvolgere un po' il trapezio, però male non mi fa. Basta che stiamo bene con la schiena e col petto, non succede nulla. E ora un po' di flex meritato. Ok ragazzi, abbiamo finito questo piccolo workout, adesso post allenamento abbiamo proteine in polvere 60 grammi, perché oggi sono un po' indietro con le proteine, quindi ho dovuto aumentare le grammature di queste qua in polvere, e i cereali siamo a 70 grammi, confronto a quelli di prima che eravamo a 120, si soffre, però lo si fa per 5 settimane come vi ho già detto, e ora buon appetito! Ok raga, ho appena finito il mio post workout, adesso il resto della mia giornata sarà un po' di relax perché ho avuto una settimana veramente infernale e volevo proprio staccare la testa per qualche ora. Stasera infatti mi rilasserò, andrò al cinema credo con la mia ragazza, proprio tranquillo. E domani si riparte, altro giorno, si continua. Mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram, croci_luca, perché lì potete trovare veramente ogni giorno le mie storie sui miei aggiornamenti fisici, dieta, allenamenti e tutt'altro. Seguitemi anche su TikTok, mi chiamo Luca Croci anche lì. E ovviamente se non l'avete fatto iscrivetevi al canale di YouTube, lasciate un like, lasciate un commento e mi raccomando, come al solito raga, noi ci vediamo al prossimo video.